Ora, questo passaggio, appunto, dalla critica della religione alla critica della politica, è quel discorso che facevo io prima. Il passaggio da immaginare un che di eccezionale, cioè di esteriore rispetto alla storia, il passaggio da questo alla storia stessa come luogo sia del problema sia della possibile soluzione. Quando si dice irreale e contraddittorio, appunto si incorre nella difficoltà di oscurare il fatto che contraddizione si dice in vari sensi, cioè che vari sono i tipi di contraddizione, che quindi dire irreale e contraddittorio significa dire cosa troppo generica. Ma si rischia di dire anche il contrario di qualche cosa di dialettico. Perché? Il discorso è semplice. Immaginate una proposizione stupidissima come tutti gli uomini sono mortali, i greci sono uomini, quindi i greci sono mortali. Questa conclusione, i greci sono mortali, è assolutamente rigorosa, non ci stanno cristi. Se è vero che gli uomini sono mortali e che i greci sono uomini, non ci stanno cristi, i greci sono mortali. Posso dire che questa affermazione è un'affermazione, i greci sono mortali, un'affermazione necessaria, perché ha un fondamento logico assolutamente irrefutabile. Ma se io dicessi i greci sono mortali e sono non mortali, direi qualche cosa, primo, di difficile da capire. Secondo, qualche cosa evidentemente di instabile, no? Perché sono mortali, ma appena ho detto che sono mortali dico sono immortali e viceversa. Quindi un'affermazione instabile che non ha un terreno solido, non ha un fondamento, qualche cosa che nel linguaggio tecnico si dice qualcosa di contingente. E qualcosa di contingente, appunto di instabile, di inafferrabile, perché ora è così, domani è colà, no? E sfugge continuamente, non è riconducibile a una regola precisa. Questo contingente, per diventare comprensibile, ha bisogno che io lo riporti a qualche cosa di necessario, di stabile, di sicuro. E qui torniamo. Se usiamo il termine religioso nel senso di prima, quindi sempre l'individuazione di un qualcosa di eccezionale che sta fuori, che è esterno e che dà fondamento e solidità, allora io posso per esempio immaginare un piano logico di principi, di enti superiori, assolutamente necessario, il quale dà senso, fondamento al contingente. Quindi la mia vita, che è la vita contingente delle vicende quotidiane, di ciò che c'è ma potrebbe non esserci, di ciò che adesso è così, domani in un'altra maniera, eccetera, eccetera. Tutto questo ha però un suo fondamento in un mondo di principi esterno, superiore. Per esempio si potrebbe dire questo. Questo è lo stato di diritto, cioè questo è l'ordinamento giuridico giusto. I singoli stati possono nelle loro pratiche procedere in modo diverso, ma il diritto è questo, espresso dalla dottrina dello Stato di diritto. E quindi, per esempio, che so, gli Stati Uniti sono uno Stato di diritto, eppure succedono delle cose mostruose. Come si giustifica questo eppure? Altro esempio, questo clamorosissimo della televisione, gli israeliani avevano fatto una delle loro solite stragi. Uno Stato di diritto come Israele, eppure succedono queste cose. Vedete, la logica qui è molto precisa, no? La realtà veramente, quella vera, non è Israele, ma è lo Stato di diritto, il mondo dei principi.
Poi accanto al mondo dei principi ci sono le esperienze che possono essere appunto contingenti, casuali, no? Ma quello che veramente conta è il mondo dei principi, lo stato di diritto, e le esperienze non potranno mai smentire lo stato di diritto, perché sono il mondo del contingente, del casuale, di quello che adesso è così, domani in un'altra maniera, no? Ma quello che veramente conta è il mondo dei principi, lo stato di diritto. E già, ma chi ragiona in questo modo cosa dice? Dice che il reale è contraddittorio, cioè contingente. No? Quindi se io dico semplicemente il reale è contraddittorio, in realtà posso concludere il mio discorso indicando un piano diverso da quello dei fatti, che è il piano dei principi, delle regole, dell'idea. Questo esempio l'ho scelto non a caso, perché ho in mente proprio l'opuscoletto di Mao Zedong. La realtà si spacca sempre in due, eccetera, eccetera. E attenti, ovviamente è un manuale, eccetera. Però ecco, se una buona volta noi prendessimo la decisione di bruciare tutti i manuali e cominciassimo a ragionare con la nostra testa, allora dovremmo dire: il reale è contraddittorio, è una proposizione prima troppo vaga per essere approvata o non approvata, seconda equivoca, perché può portare addirittura alla fondazione di un mondo di principi che è quello del necessario, di contro a questo contingente che si smentisce continuamente, che non puoi afferrare, che oggi è bianco, domani è nero, eccetera, eccetera. E il punto di vista della dialettica invece qual è? Beh, se il punto di vista della dialettica è quello di chi dice la storia è contraddittoria, cioè produce problemi, dissonanze, tormenti, disarmonie che assumono varie forme, ma anche gli strumenti per poter risolvere, vedete che è successa questa cosa fondamentale. Il distacco tra il contingente e il necessario, tra gli eventi e i principi, è stato tolto. I principi sono stati messi dentro il mondo degli eventi e gli eventi sono stati portati a livello di principio, nel senso che le contraddizioni sono leggibili, perché? Proprio perché si specificano. Allora, per esempio, non si dirà più il reale contraddittorio, ma si dirà il rapporto di capitale è costruito in maniera tale per cui crea questo tipo di contraddizione. Oppure un'altra situazione è costruita in questa maniera per cui produce questo tipo di contraddizione. Ma allora vedete che a questo punto, contestualizzando l'analisi, dando al termine contraddizione significati specifici, si trova, come dire, il meccanismo che crea quella contraddizione, e si trova nello svolgersi stesso di questo meccanismo la possibilità di uscire dalla contraddizione. Quello che conta è appunto che il mondo dei principi, e quindi dell'ideale, della regola, della norma, dell'idea, è stato portato dentro il mondo dei fatti, del contingente, del casuale, e dall'altro lato però questo mondo dei fatti è diventato qualche cosa che va letto per cogliervi la logica che ci sta dietro. Quindi la separazione è stata tolta. Questo è uno degli esempi in cui la retta produce la contraddizione e la risoluzione della contraddizione. Ci intendiamo su questo? Per esempio, Marx scrive qua una cosa curiosa a tutta prima. Marx dice: il fondamento della critica alla religione è questo. È l'uomo che crea la religione e non la religione l'uomo. Vedete che la frase è bizzarra. Che cosa uno si aspetterebbe? È l'uomo che crea Dio, non Dio l'uomo. Perché Marx dice la religione? Perché in realtà...